La scuola dei 100 piedi. È mattina e i piccoli insetti si stanno preparando per andare a scuola. Si sciacquano il viso con una goccia di rugiada, mettono il grembiule e indossano le loro scarpine, una per ogni zampetta. «Sono pronta!» esclama la formica. Lei è sempre la prima. «Sono pronto!» esclama lo scarabeo. «Ancora un attimo!» dice il centopiedi. «Voi di zampe ne avete soltanto 6, ma io ne ho più di 100!» «Così tante!» esclama la farfalla. «Sono troppe! Non possiamo aspettarti o faremo tardi! Dovresti andare alla scuola per 100 piedi, dove le lezioni cominciano a mezzogiorno!» Gli altri insetti partono e lasciano indietro il centopiedi. Il centopiedi continua ad allacciare le sue scarpette e si accorge che non è l'unico ad essere rimasto indietro. Su un sasso coperto di muschio c'è una chiocciola. È così piccola che il suo guscio è ancora trasparente. Si vede perfino il suo cuoricino che batte all'impazzata. «Ciao!» dice il centopiedi. «Hanno lasciato indietro anche te?» «Sì, è perché sono troppo lenta. Hanno detto che quando sarò arrivata a scuola le lezioni saranno già finite.» Il centopiedi vede le lacrime cadere dalle antenne della chiocciola. «Ti va di aiutarmi ad allacciare le scarpe? Io ti porterò a scuola sulla mia schiena. Noi centopiedi siamo forti, sai?» La chiocciola si asciuga le lacrime e aiuta il suo nuovo amico. Insieme impiegano la metà del tempo ad allacciare le scarpette mancanti. «Ci siamo! Tieniti forte e partiamo!» dice il centopiedi. Poi sfreccia verso la scuola con tutte le zampe che ha. «Faremo in tempo?» chiede la chiocciola agitata. Ma il centopiedi corre così forte che non riesce a sentirla. Eccola! Si vede la scuola, dentro il grande albero in fondo alla radura. Il centopiedi raggiunge lo scarabeo e lo supera senza dire una parola. Poi raggiunge la formica e supera anche lei. Infine sorpassa la farfalla, che si è posata su un fiore a riprendere le forze. Il centopiedi e la chiocciola sono i primi ad entrare in classe quella mattina. «Come avete fatto?» chiedono gli altri insetti increduli. «Lei ha aiutato me e io ho aiutato lei!» Lo insegnano alla scuola per 100 piedi. Anche i due animali più lenti della foresta, se uniscono le forze, possono arrivare prima degli altri.